sindromi dismorfiche ad evoluzione letale o subletale. Sono sindromi dismorfiche, trasmesse con carattere autosomico recessivo, in cui l'evoluzione mortale è costante o molto elevata, con exitus che insorge alla nascita o nei primi giorni o nelle prime settimane di vita. Questo gruppo comprende contratture multiple tipo finico, sindrome Coffs, sindrome del pollice addotto, sindrome di Frings, sindrome di Peña-Schoker 1, sindrome di Routledge, sindrome idroletale. Contratture multiple tipo finico, nanismo intrauterino letale, tipico delle regioni nord-orientali della Finlandia, caratterizzato clinicamente da prematurità, idropefetale, ipoplasia polmonare, micrognatia, atrofia muscolare, rigidità articolare multiple e camptodattilia, e radiologicamente da coste sottili, diafisi delle ossa lunghe esili, anche lussate e fratture patologiche. La malattia si trasmette con eredità autosomica recessiva. Contratture multiple tipo finico. Feto femminile di 28 settimane. Peso grammi 820. Lunghezza centimetri 36. Pterigio del collo. Atrofia muscolare, rigidità articolari, ipoplasia polmonare, diafisi sottili, fratture dell'omero destro e dell'avambraccio sinistro. Contratture multiple tipo finico. Feto di sesso maschile, di 33 settimane, morto durante il parto. Peso grammi 1350. Lunghezza centimetri 39. Micrognatia. Coste a lisca di pesce ed estrema sottigliezza delle diafisi delle ossa lunghe. Pterigio del gomito, contratture articolari. Sindrome Coffs o sindrome cerebro oculo faccio scheletrica. Quadro malformativo a prognosi infausta, caratterizzato da microcefalia, anomalie nervose, atrofia cerebrale e cerebellare, agenesia del corpo calloso, difetti oculari, microftalmia, enoftalmo, blefarofimasi, cataratta, micrognatia, cifoscogliosi, ipoplasia polmonare, malformazioni dell'apparato urogenitale, agenesia del rene, rene a ferro di cavallo, ipoplasia dei genitali esterni e dell'apparato locomotore, ipoplasia muscolare, rigidità articolari, ipoplasia digitale, piedi da dondolo, lussazione d'anca e di capitello radiale. La malattia si trasmette con eredità autosomica recessiva. Sindrome Coffs, neonata, deceduta in seconda giornata. Peso grammi 1750, lunghezza centimetri 40. Microcefalia severa, circonferenza cranica centimetri 27, con ipoplasia cerebrale. Fronte sfuggente, ipertelorismo, blefarofimasi, naso prominente, micrognatia, dita delle mani flesse, contratture articolari, edema delle estremità, piedi e quino varo supinati. Sindrome del pollice addotto. Quadro malformativo subletale, trasmesso con eredità autosomica recessiva, caratterizzato da microplagiocefalia, faccia mimica con rime palpebrali a decorso antimongolico ed impianto auricolare basso, palato schisi,
micrognatia, sterno scavato, gomito, polso e ginocchia flessi e tipico atteggiamento inflesso adduzione del pollice. Piede torto. Exitus nelle prime settimane o nei primi mesi di vita nel 70% dei casi. Sindrome del pollice addotto. Neonata. In precedenza 4 aborti spontanei e 2 gravidanze a termine con feto nato morto. Fascia miopatica. Oftalmoplegia. Bocca aperta, orecchie grandi, microgenia. Difficoltà alla deglutizione. Estensione dei gomiti limitata. Pollici in flesso adduzione. Exitus nel terzo mese. Sindrome di Frings. Condizione subletale caratterizzata da anomalie craniofaciali. Faccia grossolana, opacità corneale, orecchie ad impianto basso, naso largo con narici antiverse, chelo e o palato schisi. Dell'apparato respiratorio, ernia diaframmatica, ipoplasia polmonare. Dell'apparato cardiovascolare, cardiopatia congenita. Dell'apparato digerente, ano imperforato. Dell'apparato nervoso, agenesia del corpo calloso, arinencefalia. Dell'apparato urogenitale, rene policistico, utero bicornuto, ipospadia. Dell'apparato scheletrico, brachitelefalangia, specie del quarto quinto dito della mano con ipoplasia ungueale. E dalla cute, lanugine diffusa da tutto il corpo. Ritardo mentale nei rari casi che sopravvivono al periodo neonatale. La malattia si trasmette con eredità autosomica recessiva. Sindrome di Frings. Neonato. Faccia grossolana. Orecchie basse malformate. Naso largo con narici antiverse. Micrognatia. Lanugine diffusa tutto il corpo. Difetto diaframmatico con ipoplasia del polmone ed erniazione degli organi addominali nella cavità toracica. Ipoplasia delle falangi distali delle mani e dei piedi con unghie piccole o assenti. Sindrome di Peña-Schoeckel 1. Condizione letale caratterizzata da nanismo connatale. Anomalie facciali. Esoftalmo, ipertelorismo, epicanto, orecchie ad impianto basso e malformate, platirinia, microstomia, micrognatia. Anomalie respiratorie, ipoplasia polmonare. Anomalie genitali, criptorchidismo. Ed anomalie articolari, anchilosi multiple, deviazione ulnare delle mani, piede equinovaro o a gondola. La malattia si trasmette con eredità autosomica recessiva. Sindrome di Peña-Schoeckel 1. Nato morto. Età gestazionale 9 mesi. Iposviluppo mandibolare. Anche lussate. Anchilosi in flessione delle ginocchia. Piedi equinovaro supinati. Deviazione lunare delle mani, ipoplasia polmonare. Sindrome di Routledge. Quadro polidismorfico letale, trasmesso con eredità autosomico recessiva. Caratterizzato da anomalie facciali, cataratta, platirinia con narici antiverse, palato schisi, micrognatia. Splancniche, cardiopatie congenite, polmone unilobato. Genitali, reversione sessuale nel 60% dei casi ed ermafroditismo nel 40% dei maschi. Articolari, lussazione dell'anca,
contrattura e inflessione delle grandi articolazioni, ed acromeliche, polidatteria postassiale, sindatteria, pollice corto, piede valgo. Sindrome di Ruth Ledger, neonato, con genitali esterni femminili e cariotipo maschile, deceduto un'ora dopo la nascita. Cataratta, assenza del palato molle, micrognatia, micromelia rizomelica, ipoplasia renale. Stesso caso, pollice molto corto, esadattilia postassiale delle mani, piedi piatovalghi con sindattilia completa tra secondo e terzo dito, limitazione dell'articolarità. Sindrome idroletale, condizione morbosa ad esito infausto, caratterizzata da macrocefalia, idramnio, idrocefalo, agenesia del corpo calloso, cheilopalato schisi, micrognatia, anomalie dell'apparato cardiorespiratorio, cardiopatie congenite, stenosi delle prime vie aeree, ipoplasia o aplasia del polmone, malformazioni genitali di vario tipo e polidattilia, postassiale alle mani e preassiale ai piedi. La malattia si trasmette con eredità autosomica recessiva. Sindrome idroletale, nato morto, macrocefalia idrocefaloide, naso bifido, cheilopalato schisi, micrognatia, cardiopatia congenita, polidattilia. Sindrome idroletale, neonato, morto a 5 mesi, idrocefalo con anomalie multiple dell'apparato nervoso centrale, orecchie basse e ruotate posteriormente, naso piccolo, palato schisi, mento piccolo, cardiopatia congenita, ano dislocato anteriormente, esadattilia della mano, alluce largo da duplicazione.